Benvenuti a Mito TG, Mito Settembre Musica, ormai l'avrete capito, è un festival che punta a coinvolgere tutta la città all'interno della programmazione concertistica. Lo fa portando la musica anche in luoghi non convenzionali, come ad esempio l'ospedale Mauriziano, l'anagrafe centrale, luoghi dove normalmente è assai difficile assistere a un concerto musicale. Tutto questo è Mito per la città, piccoli concerti gratuiti proposti da Mito Settembre Musica. Del calendario fanno parte anche alcuni eventi non aperti al pubblico. Non sono aperti al pubblico perché si tengono in luoghi decisamente particolari dove solitamente la cultura fa fatica ad entrare, come la casa circondariale Lo Russo e Cutugno o il luogo in cui ci troviamo oggi, che è l'ingresso storico dell'Istituto di Pena Minorile Ferrante a Porti, dove si esibirà un gruppo di ottoni chiamato Brassa Porté. Durante la conferenza stampa del 1° settembre di Mito per la città hanno parlato Bruno Costa del Centro di Giustizia Minorile di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Elena Grasso per il Ferrante a Porti e il sindaco Piero Fassino. Per noi è molto importante questo, non è la prima volta che succede, ma che la cultura entri in un posto dove ci sono giovani, quei giovani che sono stati nominati prima come persone che vengono sempre dopo, in tutto ormai. E credo che sia veramente importante. Io credo che la musica in questo caso sia veramente uno strumento in grado di parlare a loro e di parlare a loro dell'esterno, di come l'esterno si occupa anche di chi è invisibile, tra virgolette, anche di chi comunque per cause varie non può accedere all'esterno, non può accedere alle proposte della città. La cultura è uno degli strumenti con cui una comunità definisce la propria identità, la propria vita e il proprio sistema di relazioni interno ed esterno a sé. Quindi fare in modo che la musica, Settembre Musica Mito, investa tutta la città è un modo per sempre di più fare della cultura un tratto di identità. Per evidenti motivi di riservatezza non possiamo mostrarvi il luogo in cui si terrà il concerto dei Brassa Porté all'interno dell'istituto penale. Ci troviamo dunque nella sala conferenze del Ferrante a Porti, dove si tengono spesso incontri di formazione e incontri con le scuole. Ma vediamo che cosa è successo nei giorni scorsi a Mito Settembre Musica. Buon divertimento, grazie, via. Tra le altre cose, Mito organizza un servizio di navette fra Torino e Milano che siamo andati a scoprire per voi domenica 4 settembre. Andiamo alla Scala. Daniel Barenboim è uno dei maggiori direttori d'orchestra del nostro tempo, che è arrivato alla direzione d'orchestra dal pianoforte, bambino prodigio, e che ebbe la fortuna di conoscere un direttore del calibro di Wilhelm Furtwängler e quindi è cresciuto nella direzione d'orchestra nel solco di Furtwängler. Ritengo che sia non solo un ottimo direttore d'orchestra, ma insomma un uomo che è ambasciatore di pace nel mondo e quindi un uomo di tutto rispetto. Sono veramente contenta di poterlo applaudire nella duplice veste che ha, cioè di direttore e anche di persona
impegnata per la pace. Abbiamo già ascoltato, ho letto un suo libro e quindi eravamo veramente curiosi. Beh, mi è piaciuto tantissimo il pezzo che ho suonato lui al pianoforte, perché ha un modo di toccarlo come se ci volasse sopra, ecco. Prima volta, sì. Direi che il giudizio è positivo. Certo. Poi è positivo. Stupendo, esageriamo, stupendo. Perfetta, è bravissimo. Poi è una forte personalità, quindi lui comunque la musica che fa suonare, la fa suonare in modo diverso rispetto agli altri direttori. Era per questo che eravamo venuti. Per questa puntata è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo venerdì.